Non è stato casuale questo decollo dell'Avellino coinciso con il ritorno di Gigi Castaldo, che è uomo di riferimento sotto tutti i punti di vista, in campo, nello spogliatoio, per l'ambiente. Credo che la fine della sua squalifica abbia rappresentato un momento di consapevolezze ritrovate per l'Avellino. È chiaro che magari qualche limite rimane ancora, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, qualcosina magari da aggiustare in difesa, però adesso mi sembra una squadra che intorno a Castaldo abbia ricominciato a credere di avere un'anima importante, un po' quella stessa anima che aveva trascinato l'Avellino anche contro il pronostico fino a quei fatali pochi centimetri dalla finale dei playoff. E a questo punto come bisogna intervenire nel mercato di gennaio? I due nomi insomma più certi in queste ultime ore che si fanno sono quelli di Sbaffo e Pucino. Sono giocatori secondo te di cui l'Avellino aveva bisogno, e di cos'altro ha bisogno la squadra di Tesser? Ma intanto leggo che è sempre molto vicino, molto probabile l'addio di Trott, e questo chiaramente... Questa potrebbe essere una perdita importante per l'Avellino, perché è vero che Trotta non ha segnato moltissimo nel giro d'andata, però rimane dal mio punto di vista uno degli attaccanti tecnicamente più validi e compatibili con tanti altri attaccanti. Cioè, lui può giocare vicino a Savano, può giocare vicino a Mokulu, può giocare vicino allo stesso Castaldo, quindi... In quel caso è chiaro che a Tesser bisognerebbe dare poi un'alternativa importante. Pucino andrebbe a colmare la famosa lacuna del terzino destro, con la quale ha convissuto Tesser un po' per tutto il giro d'andata, alternando in quel ruolo tanti giocatori e non sempre con risultati importanti. Sbaffo è un buon centrocampista che può fare anche diverse cose. Non sono chiaramente giocatori che possono determinare un cambio di passo, però se il passo è già questo delle ultime 5 settimane, direi che a questo punto l'Avellino non ne avrebbe neanche bisogno. È chiaro che a Tesser, se gli obiettivi sono di provare a replicare la stagione scorsa e quindi piazzarsi tra le prime, bisogna garantire un organico insomma di un certo livello.